Bella ragazzi, ciao Nick e bentornati in questo terzo Fact Time. Allora, continuerò a rispondere alle domande che mi avete fatto già, credo, circa 3 settimane fa, perché me ne avete fatte veramente così tante che non riesco a rispondere a tutti in un unico video, neanche in un secondo e probabilmente neanche in questo terzo. Dico questo perché ho visto che negli ultimi 2 Fact Time mi avete fatto nuove domande, ma io ragazzi non le sto al momento, cioè non me le sto segnando, perché quando poi insomma, quando finisco queste domande attuali, vi dirò ragazzi, adesso potete farmene delle nuove e le domande me le dovete fare su Facebook in un post che io faccio dedicato alle domande, così che non mi devo mettere a guardare 4-5 video e devo guardarmi magari 300 commenti, dove possibilmente su 300 ci sono per dire 50 domande, quindi ci metterei troppo tempo. Quindi quando farò una richiesta di nuove domande ve lo dico e vi dico dove farle. Quindi detto questo, prima di cominciare con le domande, vi volevo anche dire che probabilmente state aspettando che continuo nudi e crudi con Elena. Vi volevo dire che al momento, e dico oggi che è domenica, Elena non c'è perché è andata in vacanza, mi ha detto tornerà domani lunedì, ma tornerà domani, ma a quanto ho capito lei a scuola tornerà in sera tardi e forse non ci becchiamo, quindi non ci sentiamo probabilmente. Quindi adesso non vi so dire di preciso quando faremo il prossimo video, perché purtroppo, insomma, lei ha parecchi impegni e quindi è già tanto che siamo riusciti a beccarci in questi ultimi giorni per fare questi video. Spero che riusciamo a beccarci più spesso questa settimana che viene. Quindi per il momento non c'è nulla riguardo a nudi e crudi. Mi pare che non ho altro di particolare da dire, forse possiamo direi cominciare a partire con le domande. Quindi Niccolo Maria Ferrari. La Ferrari, gran bel cognome direi. Dunque, bella Nick, come hai scelto di fare YouTubers e perché? Mi pare che già ho risposto, forse anche nei 2 precedenti Fact Time. Comunque, vabbè, praticamente lo dico adesso un po' veloce veloce, niente, mio cugino mi ha fatto vedere dei video di un altro YouTuber qualche annetto fa, mi è piaciuto e ho cominciato. Dico qualche annetto fa perché magari voi non lo sapete, ma io prima di questo canale che adesso ha fatto successo, ho avuto un altro canale che successo non ne ha fatto. Avevo fatto tipo 150 video, una roba simile, ma niente, mo quel canale lì è bello che è chiuso, i video sono privati, lo so. Mo qualcuno dirà: "Oh Nick, li vogliamo vedere sti video?". Non lo so, forse un giorno ve li farò vedere. Per il momento no, vedremo quando, non lo so, non ve lo so dire. Per il momento è così. Andiamo avanti. Allora, Antonio Posto, perché non fai più live? Fanne uno su Twitch. Allora, perché non faccio live? Perché la mia connessione, non ce la fa, non ce la fa. Non che non potrebbe, ma purtroppo mi mettono certi limiti che non riesco a superare, no? Praticamente ho una connessione dove magari funziona bene per fare una cosa, ma per fare una cosa come i live mi mettono dei limiti loro e diciamo che la velocità più di tanto non va. Ho scoperto che su Hitbox al momento non hanno messo nessun limite, quindi potrei teoricamente fare dei live su Hitbox, come caspita si chiama, però diciamo che ho anche appurato che la connessione non è granché stabile, quindi avreste anche parecchi lag. E quindi, beh, già lo so insomma come va a finire. Nicche qua lagga, qua di là, qua di là. Insomma, finisce che poi probabilmente ne viene fuori una schifezza. E poi giustamente la colpa è mia. Quindi, prima che io faccio veramente un live, devo essere sicuro che almeno funzioni decentemente. Altrimenti, purtroppo non conviene. Tanto vale che faccio video, meglio quelli che niente. Quindi, al momento, ragazzi, questa è la situazione. Almeno in Italia è così. In Germania, quando stavo in Germania, non avevo problemi riguardo a fare live. Purtroppo in Italia la situazione è quella che è, e io abitando in un piccolo paesino dove non arriva neanche la 7 mega, cioè arrivava la 7 mega, poi per colpa di un fulmine non mi arriva più, non sistemo, non bel niente, 2 mesi senza DSL a casa. Alla fine ho detto: "Ah sì, allora devo pagare per niente, via, disdetta".
ho fatto disdetta giustamente alla Telecom, i soldi li vuole lo stesso, o ce l'hai l'internet o non ce l'hai, loro te li chiedono lo stesso, quindi ragazzi figuriamoci, live al momento mettiamoli da parte perché la situazione non è per niente bella al momento come connessione, già tanto che riesco a fare i video. Poi Francesco Marchettiello: ora che hai GT5 per PC, la PlayStation la vendi o farai qualche altro gameplay? Un'altra domanda. Ok, allora, prima la prima. Mo che c'ho GT5 per PC. No, allora la PlayStation non la vendo, però non penso che ci farò altri gameplay su PlayStation perché. Mo perché comunque su PC per me viene molto più semplice registrare, dato che su PlayStation ci sono molti più procedimenti da fare. Non è una passeggiata. Su PlayStation ci metto 10 minuti per prepararmi, 5 minuti solo per partire il gioco, di qua di là, cioè ci vuole così tanto tempo che mi passa la voglia anche solo a cominciare a giocarci. Invece su PC è un attimo, ma avvio già sono in gioco, quindi mi trovo decisamente meglio su PC. E poi su PC insomma posso usare il volante, posso usare la tastiera, prima persona, mi ci trovo decisamente meglio. Poi riguardo, allora, un'altra domanda: farai Euro Truck Simulator in multiplayer? Grande Nick, ti seguo dagli inizi quasi. Grazie Francesco che mi segui. Allora, farò Euro Truck Simulator 2 multiplayer? Vorrei farlo, mi sono, cioè finalmente ho scaricato il necessario per giocare in multiplayer. Se vi ricordate quando ho fatto qualche video ultimamente online con GTA 5, vi ricordate che c'era Betto ha preso il gioco. Se becco lui magari ci faccio qualche video, dato che non conosco altri che giocano a Euro Truck in multiplayer. Quindi dato che l'ha pigliato lui, ho detto ma se vuoi facciamo uno o due video, vediamo un po' com'è il multiplayer. Quindi se riesco, spero che appena possibile farò, penso, il multiplayer, uno o due video, vediamo insomma, ok? Quindi probabilità sono buone. Andiamo avanti. Fabrizio Grizzi: perché non fai qualche raduno qui a Catania, dato che non viene mai nessuno? Mannaggia, non ci viene mai nessuno a Catania, sta tutti al nord. I youtuber bene o male famosi, quasi la maggior parte stanno al nord, cioè credo lì le fanno di più i raduni. Ma comunque riguardo ai raduni, ma penso che l'ho anche detto prima, non lo so dire ragazzi, cioè poi pensate, Nick è uno che parla con migliaia di persone al mese, è facile, no? Dice mo vado là, incontro magari 50 persone, una passeggiata. Vabbè, insomma, parlare a un microfono è una cosa, parlare e vedere 50 persone, insomma, non vi so dire, non mi sento, come dire, una persona capace a... è come quando uno magari prima parla a un microfono davanti a un monitor, poi magari va davanti a un palco a 3000 persone, ti senti un po' diverso. Quindi insomma non vi so dire, per ora non lo so, vedremo, chissà, magari capiterà, può essere, forse sì, non lo so, non vi so dire ragazzi, vedremo. Magari dice non ci ho capito niente, il motivo, timidezza diciamo, ok, più o meno non mi so organizzare al riguardo, ecco. Va bene, andiamo avanti. Adriano Ricci: farai qualche live? Beh, ho già detto il live perché non li faccio. E parteciperai a qualche fiera come Romix? Forse, vi dicevo anche nel precedente Fact Time, che forse andrei all'Etna Comics. Dico forse, non vi so dire sicuro al 100%. E quindi se ci vado ve lo dico, e quello si potrebbe considerare anche come piccolissimo, non dico un raduno, ma come punto magari che magari uno ci si incontra. Perché comunque là dice magari incontro qualcuno di voi, no? No, non vi so dire, non sono sicuro se ci vado. Comunque eventualmente forse parteciperò, ma così come ovviamente come voi. Non è che ci vado lì perché mi stanno invitando se vado all'Etna Comics. Ci vado perché ci voglio andare, basta. Giusto per dare un'occhiata. Andiamo avanti. Perché non fai... allora, Matteo Tarolla dice: perché non fai più farming? Ho fatto un video ultimamente dove anche un po' l'ho detto, insomma, alla fine farming ho provato quasi un po', penso ho provato più o meno tutto quello che ha da offrire, e sinceramente non so quanto possa piacere alla lunga seminare, raccogliere, cioè alla fine è sempre quello il gioco, e anche a me è un gioco
se non mi dà qualche cosa. Sì, dice ci stanno le mod, ma più o meno si parla sempre di quello. Semina, raccoglie, non è che c'è molto in più. Sì, cambia la mappa, ma sempre semina, raccoglie. Cioè, non mi sento. Bisogna anche dirlo, ci ho quasi fatto 70 video, mica pochi, eh. Comunque, come serie, bene o male, per essere farming, l'ho fatto già un bel po' di video, li ho fatti. Però alla fine, insomma, è sempre quello e non mi, insomma, non mi attira. Se un gioco poi non lo giochi che hai voglia, se non ti diverti più come all'inizio. Si vede anche, poi insomma la gente dice ma perché ci giochi se poi alla fine insomma è sempre la stessa minestra riscaldata, no? Quindi un po' è quello il motivo, non è che diciamo che è quello il motivo. Andiamo avanti, dai. Allora, Ivan Tonini. Ciao Nicche, che scuola hai fatto? Sei laureato in qualcosa? Allora, che scuola hai fatto? Io diciamo che ho finito la terza media, ho fatto i 2 anni di superiori. Ma neanche, e me ne sono andato in Germania a lavorare. Difatti, in Germania ci sono andato che avevo tipo 15 anni e mezzo, ancora dovevo fare 16 anni e me ne sono andato in Germania a lavorare. E mo' praticamente ne ho quasi 28 di anni. Diciamo che ci ho lavorato qualche 8-9 anni in Germania, poi diciamo un annetto magari sono tornato, poi sono riandato. Comunque, diciamo che scuola, quale laurea completamente. E neanche a scuola superiore, io diciamo che ho pensato tanto con sto pezzo di carta, soprattutto in Sicilia, non è che è facile che ci faccio qualche cosa. Invece, quando avevo già la possibilità di andare a lavorare all'estero, dove insomma i soldi lì già ti pagano anche meglio, ho detto boh, preferisco andare là a lavorare piuttosto che non essere sicuro che poi magari con questo pezzo di carta, pure impegnandomi, riesco a farci qualche cosa. Non è una cosa tanto facile. Sì, adesso sono tornato alla Germania, comunque mi sono fatto quei miei 10 anni lì. E vabbè, siamo insomma più o meno in un punto più o meno così così, ma comunque è stata quella la scelta, non vi dico che me ne pento, comunque ho fatto la mia esperienza e va bene così. Andiamo avanti. Ciccio Punzolo, qual è il tuo vero nome? Nicche, boh, ma questo lo sanno più o meno tutti. Mi chiamo Sebastiano, l'ho sempre detto. Non è che mi faccio problemi a dire il mio nome, tanto. Se vi chiedete perché ti chiami Sebastiano, perché mio nonno si chiamava così. Qui funziona da noi così. Diciamo che bene o male si dà il nome, cioè il padre dà al figlio il nome del padre, se così vogliamo dire. Diciamo che funziona all'incirca così, come mio padre c'è il nome di suo nonno, o forse di uno zio, non vi so dire perché dipende, no? Diciamo che al primo figlio si dà il nome del padre, al secondo magari si dà il nome di un altro, di un fratello, insomma più o meno funziona così, si tramandano il nome, quindi è per quello che mi chiamo Sebastiano. Il cognome invece si tramanda perché ovviamente si tramanda da padre a padre, quello è ovvio, però quello non lo dico perché ancora bene o male ci tengo un pochettino alla privacy, poi se dovesse succedere che dice Nick, sappiamo come ti chiami di cognome, va bene, oh, mo lo sapete, contenti tutti. Ok, andiamo avanti. Strada Matteo. Strada. Ah, il cognome, stavo a dire, non è che si chiama Strada, cioè, dico. L'hanno chiamato Strada, no? Ok, Strada Matteo. Dunque, cosa faresti con 1 milione di euro? Allora, facile, un paio di case, le compro, le metto in affitto, pensione assicurata. O poi, a meno che non succedano problemi. Comunque, l'idea sarebbe quella, non sarebbe neanche male. Il mattone dicono che è la cosa migliore in cui investire soldi, no? Quindi, quella sarebbe l'idea con 1 milione. Allora, qua con i nomi stranieri mi perdo. Almir Beizaku, dai, forse non è neanche difficile, forse l'ho detto male. Allora, Nicke, quale è il tuo gioco preferito? Io non ne, veramente non ne ho proprio giochi preferiti, perché per me un gioco rimane preferito fin quando mi piace, quando poi comincia a non piacermi più, se ne va. Però diciamo comunque meglio parlare al passato. Al passato i giochi che uno possedeva, cioè ne cambiavo meno giochi. Cioè quando avevo la PlayStation 1 cambiavo pochi giochi, non è che potevo comprare tanti giochi. Quindi a quel tempo lì per forza di cose ti dovevo un po' affezionare a qualche gioco e quindi diciamo tipo a quei tempi mi piaceva molto Tomb Raider, l'ho finito un mucchio di volte, Metal Gear Solid, il primo l'ho finito almeno 7-8 volte, forse 10, boh.
Quindi diciamo quelli sono stati veramente giochi stragiocati e preferiti. Potrei anche metterci, come si chiama l'altro gioco? G-Police si chiamava, un altro bel gioco. Comunque parliamo sempre di giochi stravecchi, però belli, molto belli. Se parliamo invece di giochi attuali, vabbè, GTA ovviamente, ma anche quello fino a un certo punto, perché poi comunque mi diventa anche quello abbastanza monotono. Non è che sì, metto qualcosa di nuovo, però comunque alla fine preferiti fino a un certo punto, poi insomma. Ok, passiamo alla prossima. Allora, Salvatore Fenty Picariello. Vabbè, Salvatore, insomma. Nick, porterai mai una serie CTM di Minecraft sul tuo canale? Io devo dire la verità, non so ma neanche cos'è sto CTM. Quindi magari se me lo scrivete e me lo spiegate. Così magari comunque se non so cosa possa essere, però insomma non ho mai giocato alle custom map, quindi questa C mi fa venire in mente, può essere custom, può essere che siano le custom map, boh, se so quelle non lo so sinceramente. Se ne avete qualcuna di bella da consigliare, consigliate, gli do un'occhiata, e se boh, potrei anche farla, anche perché Minecraft non l'ho trattato moltissimo, però penso che vorrei anche trattarlo un pochettino di più, a parte nudi e crudi, qualche cosa la vorrei anche fare, quindi se avete qualcosa di bello da consigliarmi, consigliate pure. Poi la prossima, Simone Mereu, perfetto, l'ho detto bene. Nick, cosa ne pensi dei traguardi che hai raggiunto su YouTube? Allora, sono traguardi che sinceramente non mi sarei mai aspettato. Giustamente, chi se l'aspetta mai sti traguardi? Non è che comincio sapendo domani sarò, non è che domani avrò 50.000 o che ne so iscritti. Ho cominciato che ho detto buh, chi lo sa, spero di arrivare a 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000. Ok, ma era già, beh, già 1000 all'inizio ovviamente è una cifra enorme. Poi chiaramente da 300 a 1000 ci sono arrivato nel giro di 3 giorni, e lì ho detto qualcosa sta cambiando evidentemente, o forse ho pensato sarà una cosa momentanea, un successo momentaneo, forse dura un paio di giorni, forse dura un mese, una piccola diciamo botta di iscritti e visualizzazioni, boh. Poi invece è andata sempre più, insomma, è andato sempre più crescendo, crescendo, crescendo. Adesso è un po' stabile. Non sto crescendo, diciamo, come dire, come all'inizio, che c'è stata una differenza enorme, no? Da 300 visualizzazioni al giorno sono passato a 5.000 nel giro di una settimana. E invece adesso, magari, tipo, che ne so, da adesso ne faccio tipo, adesso sto facendo da 25.000 a 35.000 visualizzazioni al giorno. Mi piacerebbe se nel giro di una settimana ne facessi magari 100.000 al giorno. Sarebbe una bella, un secondo rilancio del canale. Ci spero, chi lo sa, speriamo. Sto cercando di impegnarmi, difatti, per questa, diciamo, per questo piccolo passo avanti. Per crescere ancora di più, difatti, come avete visto, ci sto dando un po' di più con l'editing, insomma, ci sto provando. Comunque, traguardi ottimi, ovviamente. Bei traguardi. Spero di arrivare, ovviamente, ancora più in alto. Federico Pilastro, Nicchia, avresti mai pensato? È la stessa domanda di quella di prima. Allora, Federico Pilastro, perché mi dice se leggi il commento sarebbe figo se dicessi il mio nome, quindi Federico Pilastro, l'ho detto già un paio di volte, penso che basta, no? Penso che l'ho detto, quindi, no? Quindi, avresti mai pensato, insomma, è la stessa domanda di quello di prima, penso che l'ho detto, insomma, non lo pensavo quando ho cominciato, oramai siamo qui e spero di andare ancora oltre. Allora, vediamo, facciamo quest'ultima e poi basta, perché saranno già una ventina di minuti. Mario Lopatrie. Lopatriello, ti sei sentito di lasciare YouTube? Questa è una domanda. Bisogna ammettere che alle volte uno vorrebbe, non dico mollare, però comunque, insomma, sono qui tutti i giorni a fare video. Ci sono momenti che magari non c'ho proprio voglia, capita, anzi, quasi spesso uno magari non sa cosa giocare, quindi non proprio mollarlo del tutto, magari però mollarlo un pochettino, come dire, un buon respiro un po', sì, però comunque diciamo che se lo mollo, cioè non lo mollo nel senso neanche per 2 o 3 giorni, a meno che uno non deve per forza, giusto? Però non lo mollo perché ovviamente poi penso, è come,
come dire, lo molli un po', poi finisce che magari la gente ti dimentica e cambia, insomma, no? Quindi se ci tieni al canale devi anche un po' fare sacrifici e andare avanti, altrimenti hai sempre quella paura che poi perdi, insomma, la gente che ti segue e poi dice, mannaggia, mi sono fermato un po'. Chiaro, poi se uno sta male, chiaramente lo dice, però uno che molla da un momento all'altro e non si fa sentire, chiaramente quello è scorrettissimo. Questo non, cioè, insomma, mollare in questo modo e lasciarlo, ovviamente no, non penso proprio che lascerei YouTube, no, penso proprio di no. Va bene, oh, ci fermiamo qua, penso che ho già risposto, non lo so, non ha molte domande, però il tempo vola, ragazzi, quindi le prossime domande gli darò risposta domenica prossima. Quindi vi ricordo che è inutile che mi scrivete domande nuove tipo in questo video o in quelli precedenti, perché comunque al momento ho così tante domande da dover rispondere che non sto, insomma, a segnarmi queste di domande, perché mi viene difficile in mezzo a tanti commenti normali andare anche a cercare i commenti più particolari, cioè, insomma, a cercare le domande. Quindi quando ho bisogno di nuove domande ve lo dico e vi dico dove andarla a fare, così riesco tranquillamente a segnarmele tutte senza problemi, e questo di solito è su Facebook, che vi ricordo trovate tutti i link nella descrizione di questo video e di tutti gli altri video. Va bene, ragazzi, quindi io direi che mi fermo qua, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi se non siete già iscritti e magari, se vi va, lasciate un bel pollicione in su. Ragazzi, vi saluto, ci becchiamo presto, ciao, alla prossima!